Ma anch'io, Barbara, ho detto una marea di cavolate e mi vergogno per questo e chiedo scusa a tutte le persone che mi sono state vicino, perché non è una cosa normale, Barbara. Marco Altagirone esiste o non esiste, Liana? Non esiste. Non esiste. Per me non esiste. Tutto finto, l'ha telefonata a me? Non so chi è. Dire che secondo me non lo sa, che, cioè lei sa che non esiste. Lei secondo sa che me, non esiste? Secondo me sì. Perché dici? Perché non ha foto insieme. Perché ieri sei andata in questura, Eliana? Dimmi la verità. Ho denunciato. Hai denunciato chi? Pamela. Quale Pamela? Perricciolo. Perricciolo. Ho denunciata perché tutto questo purtroppo l'ha creato lei. L'ha creato lei? O con qualcun altro sicuramente. Non do tutta la colpa, però c'è qualcuno dietro di lei e lei ce lo deve dire chi è. Cioè io mi sono autoconvinta di essere innamorata di Simone. Scusate. Cioè tu per 10 anni non hai fatto l'amore con un uomo? Sì. Per 10 anni non hai baciato un uomo? L'ho fatto virtuale. Cioè tu hai fatto l'amore virtualmente con Simone Coppi? Sì. Che non esiste? Adesso lo so. C'è qualcuno evidentemente che ha dei tuoi video? Dei miei? Sì. Sì. Dei tuoi video che fai l'amore. Ma Pamela Prati deve dirmi a cosa ha creduto, perché io ho creduto in questa storia loro, perché sennò non sarei venuta qui a metterci la faccia. Io ci ho creduto, Barbara. Capisci che se questo è tutto finto, io mi sento ancora di più presa per il culo. Hai ragione. No? Molto presa per il culo. Hai ragione.